Buongiorno, benvenuti in Vite Avvincenti di una YouTuber. Allora, aggiornamenti vari. Numero uno, non sono ancora andata a fare la spesa, quindi sto mantenendo la promessa. Quanti giorni sono? Buongiorno, sono Silvia, ciao a tutti. Ho quasi 50 anni e ho una dipendenza da supermercato. Dovrei andare all'alcolisti, non all'alcolisti, alla spesisti anonimi. Va bene, oggi mi sono svegliata molto allegra, infatti mi sono fatta la riga in mezzo perché ormai mi avete convinto che sia figa. Ho un brufolo, eccolo qua, probabilmente perché sono alla fase dell'ovulazione. Godiamoci le ultime ovulazioni della vita. E mi sono truccata, ho fatto questo make-up che secondo me è troppo bello perché vi dovevo girare il video dei miei preferiti make-up del periodo, i più usati del periodo, ecco. Quindi ho fatto questo make-up perché l'ho fatto con uno dei preferiti, appunto, degli usati del mese. Credo che quel video l'abbiate già visto. Poi, secondo aggiornamento, no, terzo, perché c'era anche il brufolo. Non ho fatto la spesa, ho fatto un make-up e mi sono svegliata serena. Mi sono morte due piante grasse. Sono rimasta molto male perché sono andata a vedere... Mi sa che mi ha scritto Pablo, aspettate... Sì, esatto, era Pablo perché deve venire che dobbiamo fare un video finalmente, perché ve lo sto dicendo da settimane, ma ogni volta che ci programmiamo c'è il giardino o occupato o piove e quindi adesso sta arrivando. Ma ci sono rimasta molto male di vedere le due piantine morte. Cos'è successo? Che a Milano piove sempre, queste povere piantine hanno preso tanta di quell'acqua che due non ce l'hanno fatta a... sopportare questa cosa e sono morte. Quindi niente, sono andata all'IKEA, ne ho ricomprato una perché in realtà avevo visto che era una che era schiattata, invece in realtà era anche l'altra, quindi ne ho comprato solo una e ho comprato una grossa che ho pagato 4 euro, è bellissima, gigantesca, e poi ne ho comprato tre piccoline che quelle erano morte l'anno scorso, le volevo rimettere. Sapete che ho quella specie di bobina, poi ve la faccio vedere perché a spiegarlo ci metto una vita, e invece devo tornare e ne devo ricomprare altre. Sono andata all'IKEA perché volevo comprare questo qua, il pluring, che in pratica è quella specie di custodie per cappotti, perché è un cappotto che voglio mettere nella custodia, e poi volevo comprare le grucce perché l'anno scorso, sì, era il 2020, quindi è giusto, l'anno scorso quando ho fatto il cambio di stagione avrei potuto non farlo, ragazze, perché io questo... Ma cosa urlate? La gente per strada urlano, io ho la finestra aperta, sto al piano terra, vabbè. Avevo fatto il cambio di stagione, ma non avrei dovuto farlo, perché io quest'inverno non sono letteralmente uscita. Ho sporcato praticamente sempre gli stessi paia, cioè avevo tipo 3 paia di leggings, 3-4 paia di felpe, 5-6 camicie da notte, basta. Io passavo dal look leggings felpa in casa alla sera camicia da notte. Qualche volta sono uscita, ho usato una o due tute, un jeans e un maglione, fine. Cioè, giusto il giubbotto, quello che mi era arrivato da Shein, che mi ha fatto tutto l'inverno, ho usato solo lui, però potevo non fare il cambio di stagione perché non ho usato niente, quindi quest'anno cosa ho detto? Eh no, io non lo faccio bene sto cambio di stagione, ho tirato giù le cose estive che mi piacciono di più di tutte le cose che possiedo e ho messo su giusto un po' di maglioni invernali su nelle scatole sopra gli armadi. In questo modo tutto il resto l'ho lasciato dov'era, perché tanto, secondo me, non uscirò granché neanche quest'estate. Vabbè. Comunque, volevo farvi degli unboxing. Mi è arrivata una scatola da Foreo, perché ragazzi, siccome io collaboro con Foreo, lo sapete, avevo chiesto alla ragazza con cui ho dei rapporti, ho detto, senti, guarda, sono tanto curiosa di provare uno dei vostri prodotti, se fosse possibile, mi farebbe piacere. Mi ha detto di sì, me l'ha mandato. Mi ha mandato, a parte le maschere, che vabbè, le utilizzo sempre, quindi mi fa super piacere, mi ha mandato la Cold Hit Night e la Make Me Day. Sono le maschere che appunto con le tonde in tessuto da applicare su Foreo UFO e fanno sempre comodo e piacere.
e niente, quindi me le ha mandate, ma io avevo chiesto di provare questo prodotto qua, quindi adesso vado a aprirlo e vi faccio vedere che cos'era, perché quando avevo fatto il famoso articolo sui device per il viso, se non l'avete visto ve lo lascio, ecco il video dove praticamente parlo di tutti i device per il viso di utilizzo appunto casalingo che possiamo acquistare, quindi che so, la microcorrente, la microdermabrasion, il dermaplaning, la radiofrequenza, il laser, eccetera eccetera. Ci sono praticamente dispositivi per tutte le esigenze. E quando avevo fatto quell'articolo là, ho visto che Foray aveva questo. E questo l'avevo visto nella sezione massaggio viso. E ho detto, lo voglio provare. Insomma, per farvela breve, sto parlando di Foray Iris, che è praticamente il massaggiatore per la zona occhi, che praticamente simula la digitopressione. Certo, un'ora che cerco di aprirlo, non ce la faccio. Indovina perché? Perché c'è ovviamente il sigillo. Ok, quindi andiamo ad aprirlo. Ok, questo vedete è l'aggeggino, credo di doverlo mettere in carica. Comunque questo l'avevo visto in Rinascente, perché mi ricordo che quando lavoravo in Rinascente ce l'avevo là davanti, ogni tanto ce lo facevamo, lo disinfettavamo con l'alcol e l'avevo provato un po' di volte. Praticamente questa roba qua si muove tipo così e vi fa il massaggio. Non vedo l'ora di testarlo, ragazze. Poi è ovvio che vi farò sapere che cosa ne penso. Poi cosa mi è arrivato? Mi è arrivato dalla Labo. Ok, ho cambiato la batteria perché ultimamente se non cambio la batteria subito, appena lampeggia non registra più bene e mi corrompe tutto il file, ho avuto dei problemi. Comunque, sapete che collaboro con Labo, nel senso che loro mi mandano i prodotti e basta, non è che io sia pagata, ok. E niente, hanno avuto piacere di mandarmi questa linea, ormai viviamo con la mascherina, quindi loro hanno fatto questa linea che si chiama After Mask, e in pratica sono, credo, un gel di pulizia all'ossigeno attivo, dovrebbe essere un gel di pulizia, sì, indicato per pelle stanca e oppressa dopo l'uso prolungato della mascherina chirurgica e simili, bollicine di ossigeno delicatissime che coccolano il viso stressato dalla mascherina e calmano le irritazioni. Sviluppa ossigeno attivo che viene così apportato ai tessuti per un'efficace e piacevole azione antifatica, anti-age, grazie a tre acidi ialuronici e levigante, accompagnata da una profonda sensazione di benessere. Tessuti cutanei appaiono subito rimpolpati, pelle luminosa e ben irritata. Sì, devo ben capire come si utilizza, mi sa che è tipo una sorta di maschera che si deve far attivare l'ossigeno attivo e poi o si può risciacquare o si può lasciare in posa. La devo capire meglio, ma è scritto super in piccolo. Comunque è questo qua, vedete, mi sembra molto interessante. So che c'è anche il trattamento giorno, ma non me l'hanno inviato, non so per quale motivo hanno scelto di mandarmi l'after mask, gel ossigeno attivo, poi ecco, vedete, c'è il trattamento giorno e il trattamento sera. In pratica loro mi hanno mandato solo il gel all'ossigeno attivo e il... anzi, qua al centro è notte, ho sbagliato, e qua è giorno. Però vedete, gel all'ossigeno attivo, notte e giorno. Mi hanno mandato appunto notte e ossigeno attivo e non ho la crema giorno protettiva e ossigenante. Vabbè, niente, proveremo questi. Di solito preferisco però testare tutta l'intera linea per farmi un'idea. Magari glielo dico al ragazzo, insomma, non per ricevere un prodotto in più, però se devo dare un'idea, mi devo fare un'idea su una linea, ecco, questo è crema notte calmante, quindi ho questi due. Va bene, comunque poi vi farò sapere. Poi mi è arrivata anche una novità di Hairburst che sto usando, ragazze, e mi piace moltissimo. Guardate qua, questi li ho fatti ieri sera, cioè sono bellissimi, svolazzanti, top. Questi prodotti mi stanno piacendo molto 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 molto.
se non sapete di cosa sto parlando, adesso aspettate, vi faccio vedere la novità e poi per tutto il mese di maggio, per la collaborazione che ho appunto, per aver ricevuto i loro prodotti, ho una collaborazione a livello di codice sconto. Non è un codice affiliato, nel senso io se usate questo codice non ci guadagno nulla, però ovviamente quando si fanno le collaborazioni di solito si dà sempre un codice per le persone che vedono il video e si chiama il codice Silvia15, vi dà il 15% sia sul sito Herbarst Italia che quello europeo. Non dovete aver paura della dogana perché le cose arrivano dalla Germania, quindi non arrivano dall'Inghilterra, che adesso c'è un po' questa cosa che potrebbe esserci rischio dogana, andate serene. Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato e che cosa devo iniziare a utilizzare sempre di Herbarst. Allora, la novità è lo shampoo secco. Ragazze, allora, intanto questi prodotti non li ho ancora provati, però se hanno il profumo, e lo hanno perché lo sto leggendo qua, la profumazione è la stessa, cioè la profumazione di questi prodotti è una droga. Io ogni tanto vado in bagno, apro praticamente la boccetta o la maschera, lo shampoo, hanno tutta la stessa profumazione, e do una sniffata perché è veramente buona 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 vi lascio i capelli veramente a lungo profumati, a parte morbidissimi, cioè mi sto trovando davvero super bene. Questo è il Volume and Refresh Dry Shampoo, quindi shampoo secco, me l'ho amato sia nella full size che in questa mini size carinissima da viaggio, che per il momento non utilizzerò perché la voglio tenere appunto per eventuali, si spera, viaggi, però di questo vi farò sapere. Ovviamente sto già usando shampoo, balsamo, maschera e lo spray leave-in da mettere pre-asciugatura, però questo l'avete visto perché ve l'ho fatto vedere, credo fosse l'ultimo vlog, non me lo ricordo. Adesso voglio iniziare con questo, ce l'avevo lì ma ancora non ho iniziato, è il Lash and Brow Enhancing, credo si legga così, ragazze che parlate bene inglese aiutatemi, ditemi come si legge questo enhancing, non lo so, dopo guardo, sapete che mettete la parola, vi dà la pronuncia, no? Nel traduttore, serum, e comunque è un prodotto appunto per far crescere bene le ciglia e sopracciglia. Io sopracciglia non lo voglio usare, lo voglio tutto per le mie ciglia, e dovrebbe essere tipo un prodotto tipo mascara appunto che andate a mettere. Questa sera inizierò a utilizzarlo, devo vedere se lo devo utilizzare mattina, sera o tutti e due, e poi vi faccio sapere. Se avessi gli occhiali lo potrei scoprire perché è scritto in piccolo e non riesco a leggerlo. No, mi sa che dice tutte le sere, ottimo, perché l'altro che avevo utilizzato dovevo utilizzarlo mattina e sera, vi ricordate vi avevo detto che non mi era piaciuto quell'altro prodotto, e adesso spero tantissimo che questo me le faccia crescere belle e lunghe. Quindi queste sono le due cosine nuove di tutti i prodotti. Per correttezza cerco di lasciarvi comunque anche di questi qua di Labo, anche se non ho purtroppo codice sconto per Labo, vi lascio però in info box il codice, cioè scusate il link per poter vedere insomma il prodotto anche del Iris Foreo eccetera. Ultima cosa, mi è arrivato un pacco da Cosmify e praticamente si tratta, guardate che carino il profumo si sente già da fuori, sono praticamente i prodotti di Erichioba, di Erika, praticamente si tratta dei lirici, che sono praticamente le polveri profumate corpo, perfette per una donna retro come me che usa da sempre il borotalco, soprattutto d'inverno, lo sapete, prima di andare a letto io adoro usare il borotalco perché mi fa sentire super profumata. E praticamente loro hanno fatto queste polveri, dice lasciati inebriare dalle polveri corpo, i lirici, vellutate e sensoriali, si prestano a svariati utilizzi lasciando la pelle setosa come non mai e profumata, riesco a leggere il piccolo. I lirici sono rigorosamente talc free, vegan ok e nickel tested, modo d'uso, tampona la tua polvere preferita sul tuo corpo per una sensazione di raffinatezza vintage, inebriante, applicata nelle zone più soggette per ridurre lo sfregamento oppure dopo la doccia per una piacevole sensazione di asciutto. Segui la loro creator Erichioba per altre dritte recchio che io con in viso faccio una fatica ad articolare bene tutte le parole, retro va bene, molto carino il fatto che abbia dato
questi nomi alle polveri, perché io sono un amante dell'opera. Sapete che spesso mi alleno ascoltando la Callas, chi mi segue nelle storie Instagram l'avrà visto. E quindi c'è la Carmen, c'è Violetta, e poi le spacchetto tutte. Poi c'è Madama Butterfly, la Butterfly. E, ah, stava cascando tutto. Poi c'è Aida. Non è che da Aida è venuto fuori. Oh mamma, da Aida è venuto un po' fuori. Mamma. Che buon profumo. E ultimo, ma non ultimo, un Mimi. In certe è venuto fuori un po' di polvere. Questa è ovviamente... Mamma, questa che buona! Devo leggere assolutamente le caratteristiche di cada una, ma anche di queste vi lascio il link in info box. Quindi anche in questo caso scatola aperta e quindi posso buttarlo. Ultima cosa che vi volevo dire è che sono andata al DM. Era sempre lo shopping dell'altro vlog, giuro che non ci sono tornata, e ho comprato questa cosa perché la voglio portare in Sardegna per quest'estate al mare o nei trekking. Questa scatolina, appunto, quindi se portate Invisalign vi sarà comodissimo, perché vedete, è questa specie di sembra quasi il contenitore di una maschera per capelli. Deve essere Pablo, in effetti potevo portare, arrivo! Potevo usare anche quella, però vabbè, così l'ho comperata. Potevo usare la maschera per capelli. Ok, ecco, mi ho aperto la porta. Dicevo, potevo usare tipo quello per la maschera per capelli, solo che vedete di carino questo ciò che fate così, ha tipo lo scolapasta. Quindi poi fate così e le mascherine rimangono qua, le sciacquate e ve le potete riposizionare. Quindi questo è utile perché così mentre voi state mangiando le potete togliere e mettere a mollo con la pastiglia e richiuderle, insomma, senza che l'apparecchio sia messo in un bicchiere visibile da tutti, che non è il massimo. Effettivamente, appunto, sembra il barattolo di una maschera per capelli. Si poteva riutilizzare, però fa un po' barbone riutilizzare il coso della maschera per capelli. Costa 1,99€, quindi vabbè, scherzavo, ovviamente ho fatto benissimo a prenderlo. E poi ho preso queste Dent to Dent, che sono appunto per proprio il lavaggio delle... Ok, niente, Pablo era fuori e non entrava, adesso è arrivato. Ciao! Ciao! Allora, dicevo che ho preso queste qua perché, niente, DM si conferma top per quanto riguarda i prezzi. Cioè, queste qui sono 60 e le ho pagate, boh, credo quanto il costo di regola, o forse meno del costo di quanto ne pago 30 erotti. Sono da 32, da 36... Quindi le ho prese, le devo ancora provare, però se avete apparecchi, addirittura quelle per le protesi, che si possono utilizzare anche quelle per le mascherine, costano tipo 3,50€, che è il tot che di solito costano 36 pastiglie di tutte le marche, ma 128€. Cioè, quindi il rapporto proprio di prezzi tra DM e gli altri brand non è possibile, è una convenienza infinita. E ho preso anche gli scovolini per pulire appunto tra gli elastici e il dente, o comunque insomma tra gli spazi dei denti, e ne ho pagati tipo 32,99€. Cioè, proprio i prezzi di queste robe qua dall'IM sono tutt'altra roba. Basta, questi erano tutti gli aggiornamenti, gli unboxing che vi dovevo fare. Ma cosa stai facendo? No, ma io non ci posso credere. Ma sei serio? Ragazzi, è lì nell'ingresso con una cosa così che sembra che stia tenendo un bambino e sta mangiando. Cos'è quel cibo per cani che stai mangiando? C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Io non lo mangerei nemmeno se mi pagassi. Quella roba lì sembra asciutta. Non lo vuoi un pochino da... Vabbè, comunque, ognuno ha la pappa che si merita. Adesso qua ho finito, rimetto tutto a posto. Noi ci vediamo dopo, perché adesso Pablito mi aiuta a fare un video che voi vedrete. È un video con la cooperazione di Pablo. Quindi mi raccomando, siccome poi gli ho rotto le balle per aiutarmi a fare questo video da settimane,
quando lo metterò online dovete guardarlo, perché sennò poi lui ci rimane male, dice: vedi il video che hai fatto con me, non se lo guarda nessuno. Ci sarà la sua collaborazione, anche se lui non apparirà in primo piano perché lui è timido, vero? Preferisci il dietro le quinte, la brutale manodopera. Fa sì e basta lui, sì. Va bene ragazzi, ci vediamo dopo, così adesso sfruttiamo il momento del pomeriggio col sole. Ci vediamo dopo e basta, cosa devo dire d'altro? Ci vediamo dopo. Eccoci, allora, video finito ragazzi. Io credo che quando voi starete vedendo questo vlog sarà già andato online il video. Pablo commenta o dà un voto ai miei look Shein, qualcosa del genere. Meno male che oggi non è novembre, perché abbiamo passato... Tu lo sai, vero, che questa cosa mi fa imbestialire? Niente ragazzi, lui non riesce a stare fermo. Se sta seduto ad un tavolo deve battere la gamba così. Cioè, io ho passato 21 anni a pranzare, a cenare. Cenare meno, perché ognuno cenava per i cavoli suoi, visto che lui ha sempre lavorato di sera, proprio meno, insomma. Anche pranzare, non abbiamo sempre pranzato insieme, però quelle volte in cui mi sono dovuta assorbire la sua presenza a tavola aveva il piedino rotante. Ma perché? Cos'è che fai? Non so, mi trovo bene. Lui si trova bene, io mi trovo molto male. Vabbè, comunque, vedete? Le giornate qua sono così. Mi sono morte le due piante grasse per questo motivo, perché ogni 3x2 piove e le mie piantine grasse non, giustamente si sono prese tanta di quell'acqua che sono marcite. Vabbè, comunque, che ore sono? Ragazzi, sono le 4. Io ho girato, ho fatto stamattina, ho lavorato sul sito, poi su Instagram, su Facebook, che dovevo programmare dei post. Poi ho girato il video dei miei prodotti make-up preferiti del mese, poi è arrivato Pablo, abbiamo girato questo video, sono le 4 e io non ho ancora pranzato. E quindi adesso mi devo mettere a pranzare, perché verso le 6:30-7 vorrei allenarmi, schiena e petto. Come dici della binata schiena e petto? Non è granché, vero? Un po' tutte le binate vanno bene. Perché sono due gruppi grossi, li volevo fare tipo schiena a spalle e petto con bicipiti e tricipiti in realtà. Però per una serie di cose è finita così. Settimana prossima magari aggiusterò il tiro. E niente, quindi adesso vado a mangiare qualcosa, non so cosa mangiare, credo la cotoletta con dell'insalata, qualcosa del genere. E poi mi metto a editare il video, così voi che stasera avete qualcosa da guardare. Oggi che giorno è, che non lo so nemmeno? Cioè di giorno... Oggi è giovedì? No, mercoledì. Si è messo come me, vedo. Oggi è 12, quello lo so per certo. Però non so che giorno possa essere. Mercoledì. Oggi è mercoledì e... Perché te l'ho chiesto? Non lo so, ragazze. C'è una motivazione, perché io ho pensato che doveva essere un giorno specifico per dire qualcosa, ma me lo sono dimenticata. E va bene, basta, noi ci vediamo più tardi. E quindi adesso rientriamo a casa, anche perché è probabile che ci piova in testa da un momento all'altro, come ha fatto ieri. Ieri sono andata all'IKEA a prendere le grucce, o gli omini, come si chiamano, le stampelle. Io le ho sempre chiamate le grucce, quelle per appendere le roba nell'armadio. Gli omini? Mi pare di sì. Omini. Stampelle no, però. Cioè, chi le chiama stampelle anche? No, io no. È come la borsa della spesa. Sai che la borsa della spesa, tipo a Cagliari, la chiamano? Come la chiamano? La busta. Qua la borsa. Invece a Firenze? No, qua il sacchetto. Qui il sacchetto. Invece cos'è, la Firenze? La sportina, a Bologna. La sportina è a Bologna, sono sicura. A Roma è sempre la busta. E la borsa non so dove, la borsa della spesa. Non so, comunque sicuro Bologna sportina, e sicuro a Cagliari e a Roma busta, e sicurissimo a Milano sacchetto, perché se tu provi a dire mi dia una busta, loro pensano, ti dicono devi spedire una lettera. È vero? Sai già che voi non potete parlare. Perché? Dopo la canadese... Non gli va giusta roba che a Cagliari la canadese sia la tuta da ginnastica. Sai che ho saputo una cosa altrettanto scioccante? Come chiamano la tuta da ginnastica in Toscana?
non ci arriverai mai. Toscane, voi me l'avete detto voi, quindi lo sapete ovviamente che io lo so. Ragazze non della Toscana, secondo me l'avete letto o sentito quella volta in cui ho parlato dei dialetti su Instagram. Ci puoi arrivare secondo te? No. Il Tony. Ah, l'avevi messo in un video, l'avevo sentito. Il Tony. Mi piega il Tony, ragazzi. Mi fa troppo ridere il Tony. Vabbè, noi che abbiamo il freschino. Il freschino. Ma voi lo sapete cos'è il freschino in Veneto? Il freschino è quella puzza. Il freschino, che io ho sempre detto, no? Io non lo so per quale motivo dicevo sempre c'è freschino, per dire che c'era freddo. E lui diceva sempre, ma non puoi dire c'è freschino, perché freschino in Veneto è puzza, quella puzza un po'. Tuo padre mi fa morire perché tuo padre dice che quella puzza che deve sapere un po' d'uovo marcio. E non so allora dove la sento. Non spesso. So, che risale dal tubo dello scarico. Ora dico, ma dare un nome specifico all'odore di tubo di scarico? Vabbè. Il freskin. E poi ce n'è un'altra che mi fa molto molto ridere. Qua le ragazze della Sicilia si sentiranno appunto fischiare le orecchie, perché questa cosa mi fa morire. Ovviamente non è una critica, perché noi in Sardegna, che la canadese, mica possiamo parlare. La tovaglia. Cosa c'è di strano nella tovaglia? Cos'è la tovaglia? L'asciugamano. La tovaglia. E invece la tovaglia com'è? Sarà sempre sarà sempre la tovaglia. Però se tu vai al mare dici portati la tovaglia, tu pensi a un picnic, dici questi vogliono fare il picnic in spiaggia. Vabbè, qui dicono la rubrica. La rubrica mi uccide a Milano, ma come cacchio fate a dire la rubrica? Io non l'ho mai detto. Sì, però io non tu dico sei abbastanza. La Silvia mai detto. Sì, io. Però tu sei abbastanza milanese, essendo cresciuto 99% qua. La rubrica. E io non l'ho mai rubrica, detto. Ragazzi, ma neanche l'articolo davanti ai nomi. La rubrica da pelle d'oca. La rubrica. Cioè, è la rubrica. Cioè. Vabbè, si potrebbe parlare di questa cosa per una vita. Ovviamente tu tutte le cose cagliaritane le sai. Cioè, secondo te un cagliaritano direbbe mai il corridoio? L'andito. L'andito. Che però è una parola ovviamente italiana corretta. Mentre la rubrica è un errore, l'andito è semplicemente una parola desueta nelle altre parti d'Italia. È utilizzata nel... quantomeno nel cagliaritano. Ma noi l'abbiamo sempre detto la stanza, quella d'ingresso, no, di casa. No, l'andito è il corridoio. Adesso litighiamo. No, non lo so, non ho guardato il dizionario. Poi ci sono altre cose diverse che si dicono qua a Milano. Vabbè, a parte che loro per nominare la serranda, la saracinesca, quella dei negozi, la chiamano la Claire. Ma questo credo che sia di pubblico dominio, cioè la Claire. Però c'è anche da dire che loro chiamano con un nome perlomeno corretto una roba che a Cagliari non direbbe nessuno. Cioè, se a Cagliari dici tira giù la tapparella, sì, lo capiscono, ma pensano che stai parlando strano. Cioè, a Cagliari è la serranda, anche quella di casa. La tapparella è serranda. Io ormai dico tapparella perché mi voglio far capire dal popolo. No, serranda ci immaginiamo quella armata dei negozi. Che però in realtà non la chiami mai serranda. La Claire. La chiami la Claire. Vabbè, non perché siamo finiti a parlare di sta cosa. Anche una roba, voi come li chiamate questi che volano? Li vedete questi che volano? A Milano li chiamano tutti pioppini. No, il polline. Il polline è generico, però proprio quel tipo lì, questo qui bianco, ecco, questo qua che gira così a Milano. Pioppino, so tu dove pioppino, giri. Pioppino. Mai sentito. Tutti quelli. Io l'ho sentito qua, ho fatto dei pioppini. Vabbè. E niente, invece mio fratello ieri mi scrive. E mandandomi praticamente un video di un ragazzo che perculava, un ragazzo cagliaritano che perculava i cagliaritani e i loro modi di dire. E mio fratello rideva, ah, sei quello? E io lo guardo, cioè che per WhatsApp gli rispondo con un audio e gli dico, Roby, ma io questa cosa non l'ho mai sentita. Lui dice che è impossibile che io non l'abbia mai sentita, cioè 32 anni vissuta a Cagliari, 31. Cioè questa roba non l'ho mai sentita. Lui dice che la dicono tutti. Quando tu mangi tanta roba, tanto di una roba, fai tanto di una cosa, dici mi viene a ridere solo dirlo. Mi sono mangiato l'Atalanta. L'Atalanta mai sentita. Mio fratello sostiene che è di adesso pubblico dominio. Chiedo ad altri rappresentanti. I cagliaritani devono essere. Ho mangiato l'Atalanta. Un messaggio a mio cugino, se lui conosce la questione dell'Atalanta. Mio fratello sostiene che tutti lo sappiano. Tutte le altre cose ovviamente sì, del video mi facevano molto ridere, tipo la nostra abitudine di parlare al gerundio, oppure di dire solo e fisso per dire sempre.
oppure per dire tanto, cioè tu dici questo bicchiere è molto bello, in cagliaritano diresti questo bicchiere è solo bello, per dire è molto bello, no? Oppure mi sto allenando sempre, mi sto fisso allenando, vuol dire che ti stai allenando tutti i giorni, fisso vuol dire sempre e solo vuol dire tanto. Questi sono due modi di dire tipici cagliaritani. E invece solo in torinese si dice più, o meglio, per dire solo dicono solo più. Tipo, di questi bicchieri ne ho solo uno, loro non dicono di questi bicchieri ne ho solo uno, per esempio magari metti che siano bicchieri usa e getta, gliene è rimasto solo uno e ti deve dire ormai ne ho solo uno, dicono ne ho solo più uno. Questa cosa mi ha sempre fatto morire, solo più, e da quello capisci che si è torinesi. Va bene, dopo questo excursus sulla lingua italiana e le sue varianti, andiamo a mangiare, giusto? Mi fai compagnia? Hai mangiato? Ha mangiato la sua sbobba. No, io ho mangiato, ma rimangio. Mi stai pestando il pantalone! Perché è troppo lungo. Bisogna accorciarlo, sta arrivando la bufera, vamos! Allora, eccomi qua. Allora, è sabato, ragazze, Milano è tornata in novembre, cioè giornata bellissima, il giorno che ho girato, cos'era, giovedì, che ho girato il video con Pablo, oggi è giornata penosa, bruttissima, orribile. E ieri sono stata praticamente tutto il giorno davanti al computer perché stavo finendo un corso su Instagram, meccanismi di Instagram, che mi servono insomma sia per gestire il mio profilo sia eventualmente appunto per curare i profili altrui. Però devo dire che questo corso non mi è piaciuto per niente, nel senso è un corso di cose che io già sapevo, è un corso insomma di cose, di nozioni, ecco, che non mi sono assolutamente nuove, quindi non è che mi sia piaciuto tanto. Vabbè, ci ho investito un'intera giornata, a posteriori non l'avrei fatto, ecco. Detto questo, oggi mi sono svegliata che proprio l'umore pari a quello che è il tempo fuori, ragazzi, terribile, bruttissimo. E mi è venuta l'idea l'altro giorno, e per questo motivo adesso stavo facendo sta cosa, di tagliarmi le unghie, perché mi davano super fastidio l'unghie, e quindi le ho tutte accorciate, perché ogni tot di tempo mi viene la cosa che le unghie lunghe non mi piacciono, perché innanzitutto non mi piacciono le mie, che sapete che sono così curve, quindi ho deciso di farle tutte corte. Ma cosa ho fatto? Le ho tagliate quando erano smaltate, perché nella mia testa, secondo me, dovevano rimanere così smaltate e io le avrei solo regolate con la lima. In realtà, ovviamente, poi come tu le tagli, non sono sigillate nelle estremità, entra l'acqua, eccetera, si sono sollevate e ho dovuto smontare tutto. Volevo un vostro suggerimento, perché in pratica con il semi permanente mi dura tanto lo smalto eccetera, ma quando lo devo levare, ragazze, cioè le mie unghie sono delle unghie su cui lo smalto si aggrappa tantissimo, quindi non riesco a rimuoverlo assolutamente con la tecnica del cotoncino e della carta stagnola e delle clip, cioè proprio devo assolutamente mettermi a limare. Quindi volevo comprare una lima, una fresina di quelle insomma batteria, non lo so come sono, come vanno, insomma quelle che hanno, si chiama fresa? Scusate che io non sono del mestiere, insomma quella roba lì, quella limettina lì che gira, che usano anche le onicotecniche, no? Ma non so da che parte iniziare, non so se devo guardare che abbia una certa grana oppure no. Se tra di voi ci sono delle esperte, vi prego datemi una mano, nel caso linkatemi anche proprio la fresa che potrei prendere da Amazon, perché la vorrei prendere su Amazon, perché non so veramente che pesci prendere. E detto questo, praticamente adesso è sabato sera, sono le 7:15 di sera, e niente, io mi metterò ad allenarmi e poi mi metterò a vedere Netflix. Sono molto molto depressa, non lo so perché, sono in uno stato proprio di malinconia. E detto questo, niente, io adesso mi allenerò e poi semplicemente finirò la mia serata così davanti alla TV. Sono molto molto demoralizzata in questi giorni, perché non riesco a organizzarmi, mi inizia la giornata, mi finisce fra le mani,
mi metto in lista tante cose da fare, mi sembra di non riuscire a fare niente e sono un po' in fase down, ragazze, veramente tanto in fase down. Forse secondo me è la primavera che non decolla, non lo so, mi ero predisposta d'animo di fare questo fine settimana in montagna, di uscire, invece è sabato sera, io ho l'idea domani mattina di svegliarmi presto, prendere la macchina, farmi tanti chilometri per arrivare, non ho voglia, non ho letteralmente voglia, quindi se farà una bella giornata andrò per i cavoli miei magari a passeggiare al parco, quindi magari sì, aria aperta, però onestamente non ho voglia e non ho voglia di socialità, probabilmente, non lo so perché, che poi è un controsenso, perché questa vita così da sola probabilmente mi sta facendo male, però non riesco. Datemi un consiglio, cioè vi è capitato di dire lo vorrei, sono, cioè mi lamento del fatto di star qua a casa da sola, di annoiarmi e di patire questa situazione, e poi non ho però lo sprint e la voglia di fare qualcosa. Mi trovo a fare dal letto acqua giù, da qua giù al letto, e non ho voglia di far nulla, non lo so, è così. Va bene, comunque adesso quantomeno mi alleno, infatti vedete che qua c'è il bilanciere e quant'altro, pesetti qua pronti, il cat per fare appunto le spalle, basta, adesso mi metto ad allenarmi, e quindi noi nel caso ci vediamo o dopo oppure domattina. Buongiorno, allora, caos in corso, sto finendo di sistemare l'armadio. Allora, stamattina ho finito un corso di marketing per l'online, insomma, social media, queste cose che avevo acquistato, e l'ho terminato stamattina. Poi, mi sono fatta le unghie, aspettate che vi metto in una posizione, non so se da qua lo vedete, aspettate, ho tutti gli smaltini qua, adesso vi faccio vedere, eccolo, ha messo a fuoco. Allora, guardate qua, ho fatto tutta questa manicure, sono molto orgogliosa, ragazze, ho riutilizzato smaltini dei miei cassetti, infatti qua, vedete, ci sono... Vi ricordate che li avevo tutti messi a posto? No, non lo vedete perché siete troppo distanti. Comunque qua c'è tutto un cassetto pieno, una vaschetta piena, e ho sono messa a frugare per ritrovare. Siete un po' storte, ma così. Ok. Così dovreste vedere. Mi sono messa a frugare per ritrovare smaltini per fare appunto la manicure con colori primaverili. C'avevo sta fissa e ho trovato questo qua di Bottega Verde, questo violetto, che poi è questo che ho messo. Poi sempre di Bottega Verde questo rosino meraviglioso, che è questo fucsia qua. Poi questo celestino, che secondo me l'avevo preso in qualche bancarella, ma che è veramente performante. I celestini sono difficilissimi da trovare performanti, e questo lo era, quindi l'ho tenuto. Un verdino menta, che è questo, sempre di Bottega Verde, aveva fatto proprio questa linea qua, tutta di super pastellini, quindi molto buoni. Un vecchio amore, non scrive benissimo, però se si fa attenzione e si ripassa bene, fa un po' di striature come quasi tutti i pastello. L'Essence Color & Go, in questo giallino, che ho fatto bene a tenere, e con questi quindi mi sono fatta la manicure che volevo tanto fare, e finché non trovo la fresina andrò avanti, credo, con gli smalti. Cioè, è figo fare il semi permanente, però poi mi scoccio a fare il refill, cioè a togliere per fare il refill, per rifarlo, insomma, devo levare tutto. Comunque, guardate, cioè, io sono molto orgogliosa, mi piacciono tantissimo. Quindi adesso, poi ho usato il Pro Nails come top coat, molto buono, l'ho finito, l'ho usato per un sacco di tempo, secondo me mi è durato tipo un anno. Questo non so dove lo potete trovare, secondo me tipo negli istituti che lo utilizzano. Io lo cerco e ve lo metto nel caso in info box, se
se reperisco dove si trova ve lo metto, se non lo trovate vuol dire che non lo so. A me era stato omaggiato, è molto molto buono, però non saprei dove reperirlo adesso. Comunque l'ho terminato. E invece come olietto, ragazzi, è super buono questo di Sally Hansen. Questo si trova, è olio alla vitamina E per unghie e cuticole, ha praticamente il pennellino e lo metto dopo. Mi raccomando, ragazze, non fate l'errore che facevo io prima di mettere l'olietto prima di mettere lo smalto, non vi durerà mai lo smalto. L'unghia perché lo smalto, raga, deve essere secca, 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 neanche devono essere bagnate le mani, cioè se vi siete bagnate le mani da poco, le avete lavate, non fate la manicure perché non vi durerà, l'unghia deve essere secca. Se infatti non lo avete, comperatevi un cleanser che è appunto proprio uno sgrassatore completo dell'unghia, l'unghia deve essere secca, sull'unghia secca lo smalto aderisce e dura benissimo, quindi fate la manicure quando non vi siete lavate le mani da ore e quando le unghie non hanno nessun tipo di grasso sopra, no creme mani, no olietti, niente. Questa fa parte di uno dei 10 trucchetti beauty che ti svelo, ho fatto un video e sono molto orgogliosa di quel video perché spesso ho visto trucchetti beauty che girano su YouTube e sono tutti trucchetti, mi perdonerà chi li ha fatti, tipo trucchetti un po' stupidi, dico fare l'eyeliner con facendo la cosa con una forchetta, oppure tutti i trucchetti che secondo me poi alla fine nessuno di noi utilizzerà mai. Invece questi sono trucchetti, se vogliamo chiamarli trucchetti, cioè cose che io ho sperimentato che mi rendono la vita beauty molto più facile, come per esempio come levare, che non lo sapevo ma è una sciocchezza, la tinta dal bordo dei capelli, come far sì che i capelli siano super leggeri dopo che li hai lavati, cioè ci sono tutte delle cose che ho proprio, che sono farina nel mio sacco, perché nel mondo beauty, facendo e rifacendo certe cose, ho visto che seguendo certi accorgimenti certe cose vengono molto meglio. Quindi avevo fatto quel video che mi pare siano 10 trucchetti del beauty, ve li lascio qua perché secondo me quel video è troppo carino, sono orgogliosa di quel video. E una di queste, ve l'ho svelato adesso, era appunto che le unghie devono essere secche, me l'ha svelato un'unico tecnica. Comunque, perché ho tirato fuori tutti questi smalti qua, se voi vedeste ci sono tutti i cosi con gli smalti, perché voglio prendere un beauty adesso o più tardi magari lo faccio, un beauty dove voglio mettere dentro tutte le tonalità pastello, perché io mi voglio fare le unghie così secondo me tutta l'estate, con le mie idee, poi mi passa dopo domani e mi pento di aver fatto tutto questo. Però vedete, cioè tipo adesso ho reperito questo colorino di Essence, è bellissimo, e quindi lo voglio usare, oppure questo pastellino viola, cioè li voglio raccogliere e voglio fare le unghie super primaverili. Ho anche questo che non è molto pastello ma è vivacissimo, super primaverile. Niente, voglio proprio fare una sacchettina con tutti quanti i colori primaverili. Cioè guardate questo peschino. No vabbè, basta, adesso ho deciso che magari poi me ne pentirò. Farò un beauty con tutti i colori pastello e farò le unghie così per un po' di tempo, vediamo cosa ne salta fuori. Peraltro invece è una giornata orribile oggi, orribile, meno male che non sono andata in montagna, che tanto sarebbe stata una brutta giornata, cioè non c'è stato un raggio di sole qua al nord, continua a essere maggembre. Come vi ho detto su Instagram, ho fatto un post dove vi chiedevo se dalle vostre parti fosse primavera oppure no, moltissime mi hanno detto no, anche in Sardegna stava piovendo, cioè è un periodo in cui continuamente piove e basta, non lo so che schifezza di tempo è. Comunque, al di là di questo, qua è sicuramente non primavera ma novembre, però io voglio andare un pochino in cortile perché devo trapiantare le piantine grasse che ho preso all'IKEA, magari vi porto con me, però mi metterò i guanti perché se tocco la terra sciupo tutto con queste mani, però voglio trapiantare appunto le piantine così sono a posto e poi vorrei proprio passare all'IKEA perché ho fatto il cambio stagione, come vi ho detto quest'anno ho tirato giù dalle scatole dell'armadio solo le cose che ho intenzione veramente di usare, quindi quelle che, cioè quello stile che so, tipo le cose più elegantine eccetera, tanto lo so che non ho occasioni,
cioè ho tirato giù la roba più o meno da tutti i giorni, o che porterò in Sardegna quest'estate per andare in spiaggia, al mare, vita così da... cioè non da serata, cioè inutile che tiri fuori robe da portare coi tacchi, robe super eleganti, perché tanto non me le metto, le ho lasciate direttamente su, perché mi sono pentita del cambio stagione che ho fatto quest'inverno, che ho tirato fuori tutto e ho usato due felpe, due pantaloni, leggings, due tute, fine, anche no. Quindi mi c'è stato tutto, cioè mi è bastato tirare su qualche maglione per fare lo spazio per mettere poche cose estive, che comunque si sa che non essendoci cappotti, non essendoci maglioni, le robe estive occupano molto molto meno spazio, quindi ci sono riuscita in poco spazio a far star tutto. E basta, quindi adesso mi sa che vi porto con me in cortile, così non faccio casino a casa, butto l'immondizia e trapianto le piantine. E poi, ah ecco, stavo dicendo che volevo andare all'IKEA perché ho preso le 10 grucce, quelle di plastica, ma me ne servono un minimo altre 10, se non 20, quindi mi sa che comprerò altri due pacchi o tre, così sono proprio a posto. E basta, per oggi mi sa che è tutto, ragazze. Questa domenica non è poi così entusiasmante, questi giorni non sono entusiasmanti come sempre, d'altronde è un periodo un po' così, un po' la rottura di palle sto periodo, vabbè. Comunque adesso vamos in cortile a fare il trapianto, così almeno prendo un po' d'aria, anche se appunto lo ribadisco, è un tempo veramente brutto, però. Ok, sono venuta fuori con le piantine, vedete? Devo trapiantare questa qua. Guardate che bella che sta facendo, non so se i fiorellini o qualcosa, comunque meravigliosa. E poi queste tre che le voglio mettere proprio con la terra. Vedete che adesso sono con questi vasetti, ma come vedete sta iniziando a piovere. Cioè, questa è la situazione a Milano. Guardate che cielo. Cioè, metà maggio, non lo so. Metà, facciamo due terzi di maggio, quasi. Il nostro giardino, vabbè, è meraviglioso. Cioè, guardate qua, quanto è bello. Questo è il giardino, magari non ve l'ho mai fatto vedere. Il giardino condominiale, guardate che meraviglia. Abbiamo anche questo tavolo, è veramente stupendo. Però il tempo è quello che è. Vediamo se riesco a fare tutto senza distruggere la macchina fotografica. Sembrava forse che si sia, sembra che si sia fermato, però non lo so, goccioline adesso non le vedo, forse stava piovendo e appena ci stava accennando ma ha smesso, non lo so, vabbè, comunque adesso metto i guanti, proviamo a vedere un po'. Ok, voglio levare questa. Vediamo intanto se ci riesco. Ok, questa qua la voglio buttare via, però mi sa che devo prima togliere la terra da qua, perché mi sa che questa qua ci sta giusta. Sì, infatti ci sta giustissima. Speriamo basti, perché onestamente non ho voglia, cioè non, i vasetti ce li ho già e andavano bene. Gli metto giusto un po' di terra qua ai lati. Ok, meno male che ho portato i guanti, perché senza guanti mi sarei spinata. Vedete che devo praticamente... Lo so che non hanno i fori sotto, me lo dite sempre, ma con le piantine grasse il problema non si pone molto, perché se voi non gli date troppa acqua non è che ristagni. Certo, il problema si pone se piove, però in effetti nella stagione in cui piove tanto di solito le piantine non stanno all'aperto, le mie stanno all'aperto appunto primavera, inoltrata e estate. E devo dire che non ho mai avuto nessun problema, perché appunto, a parte che sono abbastanza riparate nel balconcino, perché c'è anche la tenda da sole, quindi non è che siano in piena pioggia, per cui
c'è anche da dire questo, eh. Però mi piacciono di più nei vasini così, capite? Perché questi hanno i buchini ma sono bruttarelli, quindi alla fine preferisco far così. Ok. Comunque domani quando vado a prendere nuovi, cioè stasera anche, non lo so se vado stasera, forse domani mattina, dai, vado da Ikea a prendere nuove grucce, prendo anche un'altra piantina perché nel frattempo ho scoperto che dall'inverno ne è venuta fuori un'altra che non stava troppo bene, infatti è crepata. Quindi non, queste tre vabbè le ho prese in aggiunta perché volevo aumentare il numero dei vasetti piccolini, però una di quelle grosse è morta, cioè io penso ne fosse morta una, ma ce ne sono morte due durante l'inverno, quindi la devo, cioè il vasetto vuoto, un vasetto verde, e la devo ripristinare, quindi domani prendo anche un'altra piantina. Queste grandi costano 4 all'IKEA, eccomi, mentre quelle piccoline il trio costa 5, voilà. Ok, adesso questi li vado a buttare e questa invece la riempio qua. Voilà, questa vabbè l'ho portata ma non serviva a nulla. Ok, così ho preservato la manicure. Voilà, ed ecco qua il risultato con cui quest'estate, primavera estate, mi potrò divertire. Praticamente ho intenzione di giocare con tutti questi smalti. Sono felicissima di averli sistemati quando, vi ricordate quando avevo fatto il video decluttering? Ecco, li ho sistemati stra bene e infatti adesso in un attimo ho aperto i cassetti e ho prelevato tutti i colori super... non so, che sanno proprio di estate, primavera, voglio giocare col colore quest'anno, basta con i miei soliti rossi, basta, li ho messi veramente tutti via e ho intenzione di, volevo metterli tutti qua, ma non credo che ci staranno, quindi adesso andrò a recuperare qualche scatola, qualcosa di grande dove infilarli e questi saranno gli smalti con cui giocherò quest'estate o per fare manicure così multicolor o per fare magari, che so, tutte le sfumature del blu, dall'azzurro al rosso. Quindi ragazze, frugate nei vostri cassetti perché secondo me tirerete fuori anche voi delle belle chicche magari dimenticate. Ho intenzione per esempio di fare un giorno le mani tutte fluo, Fedez insegna, mi ha fatto venire in mente, guardate questi, guardate, posso fare questo con questo che sono super fluo, questo verde. Poi ne avevo anche altri fluo, aspettate, ho visto un arancio, c'è l'arancio anche se non è super fluo, ma dovrei averlo anche super fluo, ecco, tipo questo, guardate quanto è fluo. Oppure ancora, ecco, questo qua, bellissimo, proprio bubblegum, o questo di Kiko, non so, guardate qua. Questo qua di Essie, veramente super fosforescente, anche questo arancio di Essie. Insomma, voglio fare un giorno magari tutto sui fluo, dovrebbe esserci qualcosa anche, anche qua di fluo, ce ne sono veramente tanti. E niente, sono molto contenta di questa ricerca, basta poco, guardate questo colore qua di chi è, di Fabi. Ma vabbè, questo è proprio un inno all'estate, cioè io credo di essere invisibilio, guardate qua questo celestino, no vabbè, troppo belli, troppo belli anche questo. Voglio fare tipo le mani un giorno tutte veramente super, già queste mi piacciono tantissimo. Va bene, niente, adesso raccolgo tutto, metto in una scatola e poi man mano, se volete, ve le faccio vedere sempre su Instagram le mani, queste robe qua.
Infatti su Instagram ci sono un sacco di contenuti caricati nelle storie che ovviamente vedete se mi seguite lì, e spero che verrete, perché secondo me è divertente, le storie tengono molto in contatto giornaliero. Ecco, guardate questo verde prato. Vabbè, adesso ho messo a posto. Ok, allora ragazze, smaltini tutti messi a posto, sono felicissima, ho fatto tutta la scatola tutta piena di smaltini. Mi serve il vostro aiuto perché allora intanto lì ho un mucchio di cose da sistemare con la macchina da cucire, però che posso fare io, tipo orli, aggiustamenti piccoli. Invece ho degli abitini che mi stanno un po' larghi qua, che però sono un po' particolari, insomma secondo me li vorrei portare da una sarta. Se siete di Milano mi servirebbe sapere una di quelle sarte che costano poco, che so, tipo le ragazze cinesi sono bravissime e non costano tantissimo, perché io ne avevo una che tipo per restringere, era quella del centro commerciale Piazza Lodi, ma tipo per restringere l'abito mi aveva chiesto tipo 35 euro, cioè allora me lo ricompro, capito? Comunque una di quelle che costano poco e che siano affidabili, quindi se ce l'avete mi serve tantissimo il vostro consiglio in merito. Poi sta bene, è giunto il momento ragazze di mettermi all'opera con l'editing, se no voi questo video non lo vedrete questa sera. E poi finalmente mi riposo, perché questa domenica ho lavorato tantissimo, lavorato di formazione, nel senso sono stata davanti al PC a vedere tutti i miei corsi. Niente, spero che mi serva. Io ripongo sempre grandi, come dire, speranze, ma nel senso credo molto nella formazione, spero che serva, ecco. E niente, quindi adesso mi metterò a editare il video, se no voi questa sera non lo vedrete. Oggi è stata una giornata brutta di tempo, ma almeno io insomma l'ho spesa bene, l'ho spesa facendo delle cose che spero possano servire al mio lavoro. Voi come l'avete spesa questa domenica? Avete fatto qualcosa di interessante oppure non ci siamo? Ragazzi, sapete che stavo pensando di chiedervi un consiglio per un'altra cosa, oggi vi sfrutto io, praticamente vi ho chiesto, ricordatevi, la fresina, se ne avete una da consigliarmi linkatela, la sarta a Milano, e ho detto... devo chiedere alle ragazze un consiglio per questa cosa qua, ma non me lo ricordo. Se me lo ricordo lo scrivo nel primo commento sotto al video. Però ragazze, io vi dico la verità, in questo momento il buio, ma 5 secondi fa ero in cucina a raccogliere le cose che ho messo là sopra, che sono tutte le robe che ho ricevuto questa settimana, e mentre le stavo mettendo a posto ho detto, mi devo ricordare di chiedere alle ragazze sta cosa, ragazze e ragazzi, però siete più ragazze effettivamente. Niente, mi è completamente sparito dalla testa quello che vi volevo chiedere. Se mi viene in mente ve lo scrivo nel primo commento, diversamente abbiate pazienza che sto diventando anziana. Non c'è altra soluzione, non saprei cos'altro dire. Per il momento è tutto quanto quello che avevo da dirvi. Chiudo il vlog appunto perché mi voglio mettere ad editare. Vi ringrazio per essere state con me, so che i vlog vi tengono tantissima compagnia, e so anche che i vlog sono il contenuto che guarda la maggior parte di voi che diciamo mi segue da tempo. Non credo ci siano persone nuove che guardano i vlog. Se sei una persona nuova che guarda i vlog, fammelo sapere, perché ti do il benvenuto molto volentieri. E, insomma, presentati alla community, perché tra di noi, guarda che ci conosciamo, tutte le ragazze che commentano fra di loro secondo me ormai conoscono i nick, però se tu sei nuovo o nuova ci fa piacere, lascia un commento e di da quanto tempo sei iscritta al canale e ti facciamo un benvenuto, insomma, almeno io ho sicuramente piacere di dirti, insomma, benvenuta nel nostro spazio. E ovviamente anche alle ragazze che mi seguono da tempo, ma era solo una mia curiosità. L'altro giorno guardavo gli analytics del sito, cioè del sito, non del sito di YouTube, e vedevo che il 40% delle persone che guarda i miei video non è iscritto al canale. E allora mi chiedo, come fate ad andare a ricercare i creator che vi piacciono? Nel senso, io quelli che seguo mi iscrivo, perché così mi arriva la notifica e io mi vado a vedere il video. Però mi ricordo che quando mi ero appena iscritta a YouTube avevo un quadernino, non avevo ancora capito come si facesse, e quindi mi segnavo tutti i nomi di quelli che mi piacevano e poi li andavo a ricercare ricordandomi il nome. Ma
è molto più pratico ovviamente iscriversi, anche se vi devo dire che per un creator è importante il numero degli iscritti, però il numero delle visualizzazioni, i like, le interazioni sono molto molto importanti, perché YouTube, quando vede che c'è interazione, comunque che tu guardi un creator, che lo vai a cercare, anche quello è importante. Per cui per me, fate come vi sentite, a me rendete felici se vi iscrivete al canale, perché è una cosa che vedo gli iscritti che crescono e mi sembra, cioè, come dire, brava Silvia, dai, qualcosa di carino lo stai facendo, evidentemente le persone apprezzano, è un feedback che fa sempre comodo all'autostima. Ecco, va bene, niente bimbi, ci vediamo domani con un nuovo video. Se questo vi è piaciuto, appunto, come vi dico sempre, supportate il canale, iscrivetevi se non siete iscritti, mi fa super piacere, ma in ogni caso che siete iscritti o no, mi fa piacerissimo anche ricevere il vostro, diciamo, feedback a questo video, quindi lasciatemi un like se vi è piaciuto. Ci vediamo negli altri social, quindi Instagram, Facebook e il sito che è www.langolodistraidori.it, e ovviamente ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio, ciao!